Ciao, io sono Ryan, meglio conosciuto come CEO e benvenuto in questo nuovo video. Eccomi tornato con un nuovissimo 5 tutorial in uno. Se è la prima volta che stai guardando uno dei miei video e non sai che cos'è questo format, te lo spiego velocemente. In questa tipologia di video rispondo a 5 delle vostre domande con un breve e semplice tutorial. Ecco del perché 5 tutorial in uno. E se vuoi lasciarmi una domanda qui sotto nei commenti, usa l'hashtag mini tutorial. E vi lascio qui sulle schede i precedenti tutorial, così potete vedere a che domande ho già risposto ed evitare di ripeterle. Quindi, senza nient'altro da dire, incominciamo con il video. Rispondiamo alla prima domanda di Real Artist. Hai qualche consiglio sulle labbra e i volti in tre quarti realistici? Sulle labbra non saprei cosa dirti in più, perché nello scorso video ho già mostrato come disegnare la bocca. Un consiglio che posso darti è quello di usare sempre delle immagini di riferimento e per fare le luci uso una penna gel bianca o la scolorina. Però posso aiutarti meglio su come disegnare il volto di tre quarti. Nello scorso video vi avevo già mostrato come disegnare il volto manga di profilo e di fronte, quindi se ve lo siete persi ve lo lascio qui sempre nelle schede. Adesso rispondiamo col tutorial. Come la volta scorsa, partiamo con un cerchio, la dividiamo orizzontalmente e questa volta la linea verticale non sarà al centro ma spostata dal lato in cui è girato il personaggio, o a destra o a sinistra, creando una curva nella parte superiore che segue la forma della testa. A destra fate un altro cerchio piccolo ovale all'altezza della linea orizzontale, dove dopo si troverà l'orecchio. Questo piccolo ovale a sua volta lo dividiamo con una linea verticale e da questa linea facciamo partire la mandibola, che mi sono accorto solo adesso che si chiamasse così. Pensavo che si chiamasse mascella, ma invece no, la mascella è questa. Ok, la bocca andrà all'altezza della piega della mandibola, il naso sul contorno del primo cerchio, gli occhi nella parte bassa del cerchio e l'orecchio nella metà bassa del cerchio piccolo. Disegniamo il naso, l'occhio in primo piano e la difficoltà dei volti di tre quarti è quando bisogna disegnare la parte che non si vede completamente perché il volto è girato. Dobbiamo immaginarci la testa e il volto in 3D, quindi tutto quello che si trova a sinistra, in questo caso, deve essere leggermente distorto, un po' più stretto. Ad esempio, l'occhio deve essere ristretto e se serve anche leggermente più piccolo. E se la testa fosse ancora più girata, l'occhio sarebbe completamente coperto dal naso. Anzi, tutto il lato a sinistra non sarebbe più visibile. Anche il sopracciglio a sinistra deve essere più ristretto e anche la parte della bocca che si trova nel lato di sinistra. E così abbiamo concluso il volto di tre quarti. Ok, adesso passiamo alla seconda domanda. La domanda è di Megan Gerratana. Usando l'hashtag scrive: non sono molto pratica a disegnare braccia e piedi, potresti darmi qualche consiglio? Ti ringrazio per il lavoro che fai per noi. Prego. E ok, passiamo subito al tutorial. Partiamo con le braccia. Per disegnare il braccio, per fare la base, io parto con la spalla facendo un cerchio. Sotto faccio un cilindro, un parallelepipedo che si restringe leggermente nella parte sottostante. Un altro cerchio per il gomito, ma questo un po' più piccolo. Per l'avambraccio sempre un altro cilindro, più grosso nella parte superiore e molto stretto in quella inferiore. Un altro cerchietto per il polso e un paio di linee per la mano. Se volete vi lascio sulle schede il video tutorial di come disegnare le mani, vi sarà molto utile. Adesso che abbiamo la struttura del braccio, dobbiamo dargli una forma. Una cosa che dovete sempre ricordarvi è che nelle articolazioni il braccio è sempre più stretto. In questo punto fate una lineetta per l'ascella. Siccome questo è un braccio magro, non dobbiamo per forza accentuare i muscoli e deve essere principalmente snello. Adesso vi mostro altre due braccia con la stessa base, uno che sarà più grosso di una persona più robusta e l'altro sarà molto più muscoloso e definito, giusto per farvi vedere i differenti tipi di braccia. Ecco, come state vedendo, per il secondo braccio ho aumentato un po' le dimensioni, ma dopo tutto il processo del disegno è uguale al primo. Adesso per l'ultimo braccio dobbiamo accentuare i muscoli. La spalla la suddividiamo in tre e le linee vanno verso un unico punto. Così abbiamo fatto i deltoidi. Adesso facciamo il bicipite e il tricipite e il muscolo dell'avambraccio, che sono i muscoli che io accento di più e che danno un buon risultato. Se volete inserire più dettagli e muscoli, come vi dico sempre, dovete avere delle immagini di riferimento.
Ok, abbiamo finito con le braccia e adesso passiamo ai piedi. Vi mostrerò quattro punti di vista, di profilo interno, esterno, frontale e da dietro. Ma ve li mostrerò molto velocemente perché pensavo di fare in futuro un video di 10 trucchi per disegnare i piedi, come ho fatto per le mani. Quindi vediamo velocemente come si fanno i piedi. Con il piede di profilo partiamo con un piccolo cerchio per la caviglia. Sotto facciamo un triangolo scaleno, sulla punta davanti piccoli rettangoli o parallelepipedi che serviranno per le dita. O in questo caso per l'alluce, perché il piede è visto dall'interno della gamba. Abbozziamo di già l'alluce, adesso fuoriuscite dal triangolo nel lato di destra, nel lato di base uscite, entrate e riuscite leggermente, e anche nel lato superiore uscite leggermente. Tutte le linee devono essere ondulate, così abbiamo dato forma al piede. Per finire abbozziamo la caviglia e se volete aggiungete anche le unghie. Adesso facciamo velocemente la vista dall'esterno del piede. Facciamo la stessa base di prima, le cose che cambiano sono che dobbiamo aggiungere le altre quattro dita del piede e un altro aspetto che cambia dalla visione di prima è la base, che non è molto ondulata, anzi è un po' più piatta, perché visto dall'esterno il piede si vede molto più schiacciato per via del nostro peso e della forza di gravità. Le altre quattro dita del piede le abbozziamo. E così abbiamo finito il piede di profilo. Adesso disegniamo il piede visto di fronte. Partiamo sempre con un piccolo cerchio, sotto facciamo un trapezio tendente leggermente a sinistra, sull'angolino in basso a sinistra facciamo un altro piccolo cerchio che sarà l'alluce, invece nella parte destra facciamo un rettangolo che racchiuderà tutte le altre dita. Ok, adesso abbozziamo il tutto, la caviglia e le dita e se volete aggiungete anche le unghie. Adesso passiamo al piede visto da dietro, che è molto più semplice. A sinistra spunta l'alluce e lo disegniamo in questo modo. Passiamo alla caviglia e poi al centro facciamo due linee che sarebbero il tendine d'Achille. E così abbiamo finito completamente il piede. La terza domanda la fa Rossanna Spada Vecchia usando l'hashtag mi ringrazia per i tutorial e mi chiede: potresti realizzare un tutorial in cui dai consigli su come disegnare animali in stile di illustrazione realistica? Penso che per fare questa domanda tu hai preso spunto dal penultimo video in cui ho mostrato i miei bozzetti di animali che avevo fatto molto tempo fa. Siccome questa domanda è un po' troppo generica, perché non è che esista solo un animale nel mondo, ne esistono migliaia, questo video durerebbe ore e giorni, l'unico consiglio che posso darti è quello di ricopiarli da delle immagini, come ho fatto io nei bozzetti che vi ho mostrato, o se hai l'opportunità disegnali dal vivo andando allo zoo o in qualsiasi luogo in cui si trovano animali. Ed è di sicuro meglio, perché dal vivo puoi studiare meglio l'anatomia, come sono fatti e come si comportano gli animali. Quindi, come dico sempre, disegnando e disegnando potrai capire come realizzarli. Magari in futuro farò qualche tutorial su come disegnare animali. Scrivete qui sui commenti che animali volete che porti sul canale in un prossimo tutorial. Però non prometto niente. Passiamo alla quarta domanda. La domanda è di Lucia Lunedei e mi chiede: potresti fare un video su come disegnare la natura? Ed ecco un'altra domanda ancora troppo generica, perché la natura comprende qualsiasi cosa: alberi, fiori, frutta, paesaggi, montagne, eccetera. Quindi siate più specifici con le domande, per favore. Un consiglio che posso darti e che ti farà sentire veramente bene è quello di uscire. Vai al parco, alla collina o al bosco più vicino a te. Oltre a fare una bella passeggiata, puoi passare un bel momento con te stesso, libero dai problemi, e disegnare tutto quello che vedi. Come ho detto prima, un albero, dei fiori, uno scoiattolo, e ti sentirai benissimo, libero nel tuo mondo. La quinta e l'ultima domanda è quella di Dani LookdownX e chiede: potresti darci qualche consiglio sul disegnare l'anatomia umana? Ho problemi a disegnare il busto del personaggio. Beh, sull'anatomia ho già fatto un video di 10 trucchi per disegnare l'anatomia, trovate tutto nelle schede. Però posso darti consigli su come disegnare il busto.
vi mostrerò un busto maschile e un busto femminile, quindi passiamo al tutorial. Iniziamo con il busto maschile, facciamo un trapezio per il tronco, facciamo anche le spalle e la linea centrale divisoria. Ok, facciamo un arco allargato per il trapezio e disegniamo anche il collo. Adesso dalle punte delle spalle facciamo due linee per le clavicole e facciamo anche un paio di linee sul collo. Adesso passiamo ai pettorali, facciamo una linea orizzontale appena sotto l'altezza delle spalle e in ogni lato a destra e a sinistra disegniamo due linee spezzate. Adesso dalle spalle facciamo due curvette che accentuano il grande dorsale. Andiamo un po' verso il basso e fuorisciamo ancora per definire l'obliquo esterno dell'addome. Ok, non crediate che io sappia tutti questi nomi dei muscoli del corpo, ma in verità ho qui di fronte a me uno schema con tutti i nomi dei muscoli. Perché ne conosco veramente pochi, quindi non crediate che ne conosca tantissimi. Ok, basta alle ciance e concludiamo la base del busto con la base per gli addominali in questo modo. E non dimentichiamoci dell'ombelico che si trova più o meno qui. Ok, adesso passiamo a scontornare cercando di inserire più dettagli. Se vi state chiedendo perché ho fatto delle X al posto dei capezzoli, è perché, come ormai tutti sanno, YouTube si offende molto facilmente. E non vorrei che mi eliminassero il video per colpa di un paio di capezzoli. Un particolare molto bello è quello di accentuare il dentato anteriore, ovvero i muscoli che si trovano ai lati del torace, facendo delle J una sotto l'altra, o delle Y al contrario. Poi gli addominali non sono proprio dei quadrati, io nella parte sottostante di ogni addominale faccio dei baffetti, tra virgolette, che danno una forma più naturale e umana agli addominali. Un altro elemento da aggiungere se state disegnando un personaggio muscoloso è accentuare la V addominale. Ed ecco, abbiamo concluso il busto maschile. Passiamo adesso a quello femminile. Facciamo di nuovo il trapezio, ma questa volta con la vita più stretta e i fianchi più larghi. Ricordatevi che per il corpo femminile dobbiamo dargli un aspetto più sensuale e delicato, quindi facciamo delle linee più ondulate. Ok, per il seno come base è logico che siano dei cerchi, ma ricordatevi che non sono proprio dei palloni, ma che hanno una forma più simile a dei palloncini d'acqua e sono collegati con le ascelle. Per i capezzoli vi mostro le linee guida di dove si dovrebbero trovare e come vedete non sono troppo centrali, ma vanno leggermente verso l'esterno. Come prima potete capire il perché non li disegno, anzi dopo, quando farò line art, censurerò tutto con un bikini. Ok, per l'addome facciamo due lineette per la gabbia toracica, al centro l'ombelico e altre due linee per definire la zona inguinale. E passiamo a scontornare. Se volete realizzare una figura femminile muscolosa, aggiungete come prima gli addominali. Ed ecco, abbiamo concluso tutti i due busti. Ok ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel mi piace. Vi ripeto ancora, se volete che risponda a una vostra domanda, usate l'hashtag. Prima di concludere il video mando un saluto a Sad05 e a Sono un Abbo 9000, che mi hanno chiesto di salutarli mandandomi un messaggio in direct. E se anche voi volete che vi saluti in un video, seguitemi e scrivetemi su Instagram, mi trovate come @art.co. Ok, basta, vi ricordo che potete seguirmi su tutti i miei social come Facebook, Instagram e Twitter. E come ultima cosa, vi chiedo di iscrivervi. Ciao!